night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui con il nostro appuntamento, il nostro consueto appuntamento delle 17, proprio l'ora del tè. E quest'oggi con un intervento molto interessante, come lo sono stati tutti, ma come dire, andiamo a comporre questo mosaico per la costruzione del verde, con un intervento dedicato al verde verticale. Prima di dare il benvenuto al nostro ospite, come di consueto due parole sulle nostre ultime novità. Abbiamo chiuso proprio in questi giorni ufficialmente il numero di Topscape 40, che da settimana prossima comincerà ad entrare nella fase di realizzazione finale e poi lo riceverete. Do quindi il benvenuto, come abbiamo detto, all'ospite di questa giornata. È Alessandro Marino, l'azienda è Green Tech e ci parlerà proprio di verde verticale, degli aspetti tecnici e paesaggistici. Le do il benvenuto, grazie di essere qui. Prego, ingegnere Alessandro. Prego. Poi, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutti voi per questa lodevole iniziativa. Io mi presento, sono Alessandro Marino, il direttore tecnico della Green Tech. Vi presento brevemente la nostra azienda. La Green Tech è una società di architettura del paesaggio, il cui core business non è solo ed esclusivamente la manutenzione e la cura degli spazi esterni, ma più a 360 gradi la progettazione e la realizzazione di tutto ciò che può essere definito paesaggio. Paesaggio in senso lato, perché tutto è paesaggio, e per palesare questo concetto vi mostro queste tre immagini in cui appunto possiamo notare come sia il classico panorama da cartolina che è un paesaggio fortemente antropico, come quello di un'infrastruttura stradale, come nel caso ferroviario, o anche un paesaggio cosiddetto di risulta, quello che Dirk Lehmann nel Manifesto del Terzo Paesaggio chiama il residuo urbano, perché obiettivo del paesaggista è quello di saper cogliere le forme e i significati di tutto ciò che ci circonda e trasformarlo in maniera sostenibile. Ecco qui, il nostro obiettivo è quindi quello di attenzionare tutte quelle tecniche e le innovazioni legate al mondo dell'architettura del paesaggio, anche perché la nostra società sta andando verso una continua espansione incontrollata dell'ambiente urbano, tant'è che ormai si parla di conurbazioni, quindi è fondamentale avviare una progettazione sostenibile delle nostre città e delle nostre aree verdi. Aree verdi il cui progetto è fondamentale che avvenga in maniera sostenibile. Molte città ormai ad oggi lo stanno facendo, perché vi sono numerosi studi internazionali che dimostrano come la presenza di aree verdi progettate in un determinato modo restituiscono dei benefici alla città, ma anche al cittadino stesso. In questa slide vi mostro appunto come quelli che sono i benefici che l'ambiente urbano, le aree verdi in ambiente urbano conferiscono alle città. La biodiversità, quindi un miglioramento della biodiversità, in quanto gli alberi forniscono habitat agli animali. L'aria pulita, quindi una riduzione dell'inquinamento, in quanto le foglie intercettano le sostanze inquinanti. Vi è meno rumore, in quanto le chiome forniscono protezione. Chiaramente l'aspetto ornamentale delle città, nel momento in cui vi è una presenza di aree verdi di prestigio, aumentano e abbelliscono gli angoli di tutte le città. Il risparmio energetico è fondamentale, in quanto la presenza di aree verdi ombreggiando gli edifici sia una riduzione del consumo energetico. Inoltre la qualità del lavoro, in quanto la vista di aree verde
Diede Verdi aumenta la concentrazione sul lavoro, ma anche, ad esempio, i cosiddetti giardini terapeutici tendono a ridurre il tempo di degenza di un paziente in ospedale, e anche per questo ci sono ormai numerosissimi studi che dimostrano questi concetti. E infine il valore degli immobili. Per questo concetto vorrei mostrarvi l'esempio palese, di cui comunque avete anche già parlato nelle passate presentazioni, ma in questo, nell'esempio della biblioteca degli alberi, immaginiamo quanto sia aumentato il valore degli immobili nelle immediate vicinanze della biblioteca degli alberi del bosco verticale di Boeri. Milano è la città in cui si ha un'attenzione particolare nei confronti del verde urbano, ma sono soluzioni ormai molto, molto, molto recenti. Ma amministrazioni pubbliche illuminate già hanno avuto un'attenzione nei confronti del verde urbano nei inizi del Novecento. Basti pensare all'esempio di Amsterdam, i 900 ettari di parco pubblico a solo 30 minuti di bicicletta dal centro della città. Quindi l'ideale sarebbe investire sulla creazione di parchi quali elementi di riqualificazione di parchi della città. Purtroppo le superfici orizzontali si stanno riducendo, e quindi tra poco arriviamo al perché, a come è nato il concetto del giardino verticale. Però prima di questo vorrei ancora soffermarmi sull'importanza della presenza di spazi pubblici, urbani, verdi. Immaginando alcune città come Parigi, che ha investito ormai da 30 anni sugli spazi urbani, con il Parc Citroën, il Parc della Villette, o il Parco del Planetario a Madrid, l'Olympia Park a Monaco, sono delle strutture, degli elementi verdi che ormai vissuti H24 dalla popolazione locale. Però, come dicevo prima, ahimè, in Italia, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70, con il boom urbanistico e quindi con una urbanizzazione selvaggia, vi è stata una perdita di identità delle nostre città. Sono stati interrati dei corsi d'acqua, sono state livellate le scarpate. Questa è un'immagine della città di Catania vista dall'alto. Vediamo come mancano le superfici orizzontali di spazi verdi. Di conseguenza, nel tempo vi è stata un'attenzione, una ricerca in quelle che sono le nuove tecnologie di architettura del paesaggio, e quindi si inizia a pensare verso delle nuove prospettive verdi. Questo è l'esempio del giardino verticale di Quebrelli a Parigi, che tutti gli esperti di settore conoscono. È stato uno dei primi, forse il più famoso progetto di Patrick Blanc, l'inventore del giardino verticale. Immaginate appunto un giardino verticale, che flessibilità di impiego ha: un muro di cinta, un'autostrada, un prospetto di un edificio. Quindi capiamo bene come sia semplice andarlo ad applicare in qualsiasi contesto. Nel caso specifico, il museo di Quebrelli racchiude un giardino verticale di addirittura 800 metri quadri con 15.000 piante e 150 specie differenti. Il giardino verticale inoltre può anche essere considerato come un elemento che valorizza e riqualifica in un certo senso un intero quartiere, in quanto diventa punto di attrazione. Questo è l'esempio del giardino verticale Paradise Park Children's Center di Londra, la cui progettista è Marie Clark, ed è all'interno di un quartiere residenziale, nello specifico nella facciata di un asilo infantile. E qui sono state messe a dimora 7.000 piante con un sistema diverso rispetto a quello progettato e realizzato da Patrick Blanc, su cui poi entreremo nel dettaglio tra poco, anche in merito al giardino verticale realizzato da noi qui a Catania, in cui si è stato applicato il concetto di giardino verticale di Patrick Blanc. Quando si parla di giardini verticali non si può non citare l'esempio di Singapore. Vi sono numerosissimi esempi di giardini verticali a Singapore. In questo caso cito semplicemente il Collett Center, il giardino verticale più grande del mondo, un giardino verticale con pareti alte 35 metri,
in cui vi sono studi che dimostrano come vi sia stato un notevole abbattimento dell'effetto isola di calore in tutte queste, appunto nel college e nelle immediate vicinanze. Inoltre vi è anche un risparmio energetico perché il college center tempo stesso riduce il consumo energetico perché la facciata trattiene il calore, quindi è necessario utilizzare meno energia all'interno. Come vi dicevo poc'anzi, il compito di noi paesaggisti è molto delicato, è molto ambizioso e prestigioso, a maggior ragione nelle nostre città, in quanto, come dicevo poc'anzi, le nostre città hanno perso ormai spesso l'identità. E il nostro obiettivo sarebbe quello di restituire un'identità passata, se questa esiste. Ma nel caso in cui essa non ci fosse, allora diventa un lavoro imprescindibile quello di conferire una nuova identità. Ed è il concetto, ed è stata un po' la linea guida che ha fatto sì che il nostro progetto Etnogeni, che vediamo in questa slide, abbia preso vita. Un progetto che è stato premiato nel 2018 all'Ecotech Green, organizzato appunto da Paysage. E torno un attimo indietro rispetto a quello che è stata tutta la realizzazione di tale progetto. Questa era la situazione che si presentava prima dell'intervento. 1000 metri quadri di muro in cemento armato sono stati trasformati nel giardino verticale più grande del sud Italia e secondo in Italia solo al giardino verticale di Rozzano a Milano. Tutto iniziò nel 2013, in quanto l'amministrazione decise di demolire questo cavalcavia che collegava il centro della città alla periferia piedemontana. È stata una scelta abbastanza discussa, le opposizioni politiche dell'epoca si lamentarono molto di tale opera perché vi erano tante titubanze legate alla viabilità, a come ridistribuire il traffico. Il problema è che il ponte aveva delle debolezze strutturali importanti, di conseguenza è stato preferito demolirlo piuttosto che riconsolidarlo. Un ulteriore problema è stato quello che ad opera finita non era stata prevista nessun tipo di opera compensativa, tant'è che la situazione che si presentava al lavoro concluso era questa. E quando le piogge diventavano incessanti e ormai sono sempre più frequenti un po' ovunque, ma soprattutto nelle regioni meridionali, nelle forti eventi atmosferici, il muro diventava una vera e propria cascata. Il problema è che non trovava sotto un lago da accoglierla, ma una delle strade più trafficate della città di Catania. La circonvallazione di Catania collega la città orientale alla città ovest, quindi trafficata tutto il giorno da migliaia di automobilisti, tant'è che i catanesi ricorderanno bene che tale opera non fu per nulla apprezzata. Nel 2017 cambia lo scenario perché vi è il progetto approvato dell'architetto Ugo Mirone, in cui si decide di realizzare una fontana monumentale. Anche questa molto criticata, ma non entreremo nel merito, la descrivo brevemente. Questa fontana aveva l'obiettivo astratto di collegare idealmente la fontana della Menano, sita in Piazza Duomo, con i resti dell'acquedotto Leocatia del Parco Gioeni, sempre a Catania. Esse collegate tramite la via Etnea, che è la via principale della città catanese, con l'obiettivo di specchiarsi idealmente. Inoltre, ai lati di tale fontana, l'architetto aveva previsto che ci fosse del verde. Qui vediamo, magari un po' piccolo, ma dovrebbe emergere la presenza di questo elemento verde che circonda la fontana. Ecco che qui subentra il lavoro di Green Tech, in cui siamo stati chiamati a progettare in primis
in giardino verticale e poi realizzarlo. L'idea era quella appunto di creare un giardino verticale ai lati di questa fontana monumentale per 140 metri lineari. Mi piace sempre partire dalla descrizione di questo progetto leggendovi un po' la linea guida che ci ha portato alla realizzazione di tale opera, ovvero dalla voglia di far nascere insperate superfici verdi anche in mezzo all'asfalto e al cemento, nascono le pareti vegetali, che non occupano spazi in orizzontale e possono trovare spazio dappertutto, anche nelle metropoli più congestionate. Questa è una citazione di Patrick Blanc, dicevo prima l'inventore del giardino verticale. Da qui appunto l'idea di realizzare questi quadri vegetali, dei quadri vegetali che vengono racchiusi, vengono incorniciati da delle siepi di Leyland. Questo è perché in primis il budget era molto limitato, di conseguenza non potevamo andare a realizzare 700 metri quadri di giardino verticale, quindi abbiamo ammortizzato i costi ricoprendo 8 metri di muro. Andiamo avanti, vediamo qualche altra immagine. Ecco, vediamo qui addirittura 8 metri di muro vengono coperti col sistema di copertura con i Leyland e ulteriori 2 metri di superficie del muro vengono coperti con tramite un'aiola in piena terra che va a nascondere il muro in cemento. Lo spazio che rimane è quello destinato al giardino verticale, a questi quadri vegetali, in cui effetti cromatici, pattern compositivi tendono a evidenziare questi appunto quelli che noi abbiamo definito quadri vegetali, che spero possano emergere da queste ulteriori foto. Infatti vediamo qui questi contrasti cromatici dal rosso, dall'argento, al verde un po' più acceso, al verde un po' più cupo. Questi sono dei foto inserimenti in cui ci auguravamo che nel giro di 2 anni la parete si presentasse in questa maniera, con la realizzazione di il mantenimento delle siepi di Leyland in maniera omogenea e questi pattern compositivi che si mantenevano nel tempo. Poi entrando nelle specifiche della realizzazione, le specifiche tecniche. Ingegner Marino, le posso chiedere di togliere la modalità relatore, così vediamo se recuperiamo un po' di qualità nell'immagine, che purtroppo Skype oggi ci restituisce un po' sgranata. Posso? Sì, nessun problema. Ecco, così dovremmo vederla un po' più. Vediamo se... Sì, va un po' meglio, sì, credo che vada meglio, certo. Vado velocemente. Chiuda pure Skype, così, ecco. Perfetto. Sì, decisamente meglio, ecco, perfetto, sì. Bene. C'è sempre un po' di immagini, però funziona decisamente meglio. Ci sono già delle domande, ma gliele farei più avanti, quando entra nel vivo un po' del sistema. Esattamente, ci siamo quasi. Mm-hmm. Eccoci. Quindi entrando nel dettaglio della realizzazione, ecco il tipo di applicazione con cui è stata realizzata il giardino verticale: dei pannelli
modulari in feltro 90x100 con 12 tasche cada uno, con un sistema di irrigazione a gestione remota che serve ogni singola tasca, in cui poter andare a mettere a dimora delle piantine in vaso 18, non di più. Così facendo, quindi abbiamo potuto realizzare i 500 metri quadri di giardino verticale con questi pannelli della Tudor Line. Non so, purtroppo non ho potuto vedere la presentazione di Gilberto Chiari qualche giorno fa della Tudor Line, in cui probabilmente ha mostrato tale opere. No, in realtà abbiamo visto altri prodotti. Ah, ok. Però questi sono i pannelli Tudor da 90x100 con le 12 tasche, in cui per ogni singola tasca è servita da un gocciolatoio che permette quindi di mantenere tutto il giardino verticale sempre irrigato. Un limite di questo progetto era quello della rotatoria, e lo è ancora adesso, ancora oggi purtroppo, della rotatoria che si presenta di fronte al sistema fontana giardino verticale. Quindi la nostra idea di progetto era quella di ulteriormente evidenziare l'asse centrale della via Etnea e specchiare orizzontalmente ciò che succede nel giardino verticale, quindi con queste variazioni cromatiche che riflettono, ripeto, quello che succede nel giardino verticale. A me siamo in attesa che il comune reperisca i fondi, o comunque qualche investitore privato che possa dar vita a tale progetto, che andrebbe a conferire prestigio e a completare in un certo senso quello che deriva dal giardino verticale. Un discorso a parte, ma merita un approfondimento, è il discorso illuminazione. È solo molto delicato da affrontare, perché un giardino verticale, se è all'interno, quindi in ambienti interni, andrebbe illuminato dall'alto verso il basso, sfruttando quindi il tetto. Chiaramente in esterno non è un'opzione percorribile. Nell'esterno invece solitamente va illuminato dal basso verso l'alto. Questa soluzione però non era percorribile per due motivi. La prima, il budget economico limitato, che non ci permetteva di creare dei profili per 137 metri lineari di strip LED, che avrebbero avuto dei costi notevoli. Di conseguenza l'idea è stata quella di illuminare il giardino come fosse un quadro, per andare a valorizzare ulteriormente quella che era l'idea iniziale, ovvero quella di creare questi quadri vegetali incorniciati delle siepi di Leyland. Un'illuminazione di tipo museale, quindi che valorizzasse la vista frontale. Come abbiamo fatto? Con degli elementi materici in corten, che spero possano emergere, che di giorno vengono nascosti in un certo senso nella vegetazione. E da queste immagini reputo, o comunque spero possa emergere, che l'obiettivo è stato raggiunto, in quanto vengono evidenziati proprio questi elementi centrali destinati al verde verticale. Un ulteriore discorso a parte va fatto per l'irrigazione. Un'irrigazione a controllo totalmente remoto. Vi è chiaramente una centralina che gestisce l'irrigazione di tutto il giardino verticale. Vi sono due diversi settori. Uno che serve l'aiuola in piena terra, in cui sono presenti i Leyland e gli arbusti che coprono i primi 2 metri di altezza, e un altro invece che serve i pannelli del giardino verticale. Inoltre vi sono due serbatoi d'acqua da 1000 litri posti in un vano tecnico alle spalle della fontana monumentale. Questo permette, nel momento in cui vi sia un'anomalia alla rete idrica comunale, di poter irrigare comunque il giardino verticale. Entrando ulteriormente nel dettaglio della realizzazione, della progettazione
di un giardino verticale. In questa sezione vediamo la stratigrafia del giardino verticale, in cui vi sono sempre due elementi imprescindibili che non possono mai mancare, sia che siamo in ambiente interno, sia che siamo in ambiente esterno, ovvero la presenza di un punto acqua e la presenza di uno scarico. Questo perché chiaramente è necessario che il giardino verticale venga irrigato almeno due volte al giorno. E inoltre vi è da realizzare una canaletta che raccolga le acque irrigue in eccesso, che viene poi convogliata allo scarico, lo vediamo qui in il marroncino. Inoltre la realizzazione può avvenire o, come dicevo poc'anzi, con dei pannelli già preassemblati come quelli della Tutor, o in alternativa può anche essere fatta in opera, come in questo caso. Nel caso specifico vediamo qui in sezione la parete. Sulla parete vengono applicati una controstruttura dei profili scatolari semplicissimi, quelli del cartongesso per intenderci, in cui creare una sorta di intercapedine che separa il muro dal sistema giardino verticale, quindi per evitare fenomeni di umidità al muro stesso. Su questi tubolari vengono tassellati poi dei pannelli in forex in PVC, e su questi pannelli vengono applicate due tessuti non tessuti in feltro, su cui poi andare a creare in opera le tasche in cui mettere a dimora le varie piante. Ecco, questo è un esempio di giardino verticale all'interno, tra l'altro è quello che probabilmente vedrete alle mie spalle. La realizzazione è esattamente identica al giardino verticale per esterni. Ciò che cambia fondamentalmente è solo l'utilizzo delle piante. Piante che in questo caso sono dall'interno, vediamo qui l'anturium, lo spatifillum, il potos, la camadorea, mentre per gli esterni chiaramente vengono messe a dimora delle piante tipiche, normalissime dell'ambiente mediterraneo o comunque naturalizzate. Marino, a questo proposito c'è proprio una domanda, perché questa parete che lei ha fatto vedere esterna a Catania, di quelle dimensioni, che sostanzialmente poi è composta da più di tre grandi quadri, no? Che in qualche modo compongono, esatto. No, esattamente, qui è molto ben visibile, ci chiedono qualche informazione proprio sulle specie vegetali, perché è chiaro che in un ambiente dove c'è un certo tipo di clima è interessante capire. Esattamente, sì, le specie vegetali, come accennavo poc'anzi, sono quelle classiche della macchia mediterranea o comunque naturalizzate. Per fare qualche nome, la russeia, il rosmarino, l'asparagus, il teucrium, il convolvolo, la turbaglia, l'alternantera, il loropetalum, quindi piante tipiche, se non della macchia mediterranea, comunque naturalizzate nell'ambiente mediterraneo. Certamente. E la quantità? Qualche numero sulla quantità? 3.000, ma comunque... E nel caso specifico sono 12 piante a metro quadro, nel caso specifico sono state 3.000 piante solo nel giardino verticale, perché ulteriormente vi sono anche 500 piante messe a dimora in piena terra, più i Leyland, che sono 6 per ogni elemento, quindi per una cinquantina di Leyland. Sì. Questa è stata finita quando? Nel 2018. 18, esatto. E come funziona adesso? Allora, funziona bene, nel senso che le piante ad oggi per un buon 70% sono in ottima condizione. Vi è stato un problema legato a un atto doloso. E quest'estate, proprio la settimana di Ferragosto, vi è stato un atto vandalico che ha causato la chiusura della rete idrica comunale. I ragazzi che vanno a fare la manutenzione giusto la settimana di Ferragosto non si sono accorti di tale atto,
due serbatoi da 1000 litri si sono svuotati, tant'è che noi il 19 agosto, tornati dalle ferie, siamo resi conto che moltissime piante li avevano risentite e purtroppo molte non ce l'hanno fatta. Nel giro di 3 mesi, però, la maggior parte di esse fortunatamente sono riuscite a rivegetare, e questo a dimostrazione di come il sistema di irrigazione, che è importante dire, si tratta di una fertirrigazione, perché l'acqua che arriva alle piante è comunque arricchita in sali minerali, perché chiaramente le piante hanno a disposizione un volume, una quantità di terra ridotta, quindi non riuscirebbero con la sola presenza di acqua a mantenere uno stato rigoglioso vegetativo. Quindi è da dire che ad oggi la situazione è positiva e siamo in attesa che il Comune, ci auguriamo presto, ci fornisca le 500-1000 piante che servono a rimettere in sesto tutta la parete. Certo. E la manutenzione quanto incide? Cioè, al di là appunto dell'irrigazione, ovviamente in una zona come la Sicilia, questo è ovviamente molto importante, quanto incide, cioè quanta manutenzione è necessaria per la parete? Ti dico in termini di tempo? Sì, in termini di tempo, certo, quante volte. Immaginiamo la classica manutenzione di un giardino comunissimo, quindi i Leyland vanno potati alla fine della stagione estiva e prima della ripresa vegetativa in primavera, cosa infatti che è stata fatta qualche settimana fa, mentre le piante esattamente allo stesso modo, quindi 2 volte al mese è l'intervento di manutenzione per il giardino verticale, dalle 2 alle 4 volte l'anno per i Leyland e le piante messe a dimora in piantiere, per mantenere anche l'aspetto vegetale quanto più naturale possibile, perché anche il nostro obiettivo è quello di avere un giardino verticale che sia sostenibile in un certo senso, che quindi non richieda numerosi interventi di manutenzione. Poi, nel caso in cui c'è chi richiede il giardino verticale sempre perfetto con le piante che non sporgono magari quei 40 cm in più rispetto al muro, e allora in quel caso è necessario andare a fare qualche intervento in più. Immaginate ad esempio che la parete alle mie spalle viene potata 2 volte l'anno, non di più. È chiaro, adesso non si presenta più come l'immagine che stiamo vedendo adesso, è molto più disordinata, ma anche il bello di un giardino verticale per renderlo sostenibile è anche riuscire a intervenire meno volte possibile e far sì che questo sia in un certo senso automanutentivo, se così si può dire. Sì, è chiaro, anche perché poi si crea una competizione tra le piante, quindi è anche una certa tridimensionalità, ovviamente, che anche proprio scegliendo un certo tipo di piante. Vado avanti con un altro progetto. Chiaramente di dimensioni molto 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 più ridotte rispetto al giardino verticale del Tondo Geni, ma è esemplificativo al tempo stesso, perché seguiamo tutti gli step che hanno portato alla realizzazione. Questa era la situazione in cui si presentava una parete del committente per cui siamo stati chiamati a intervenire, e il tutto deriva dal progetto del giardino verticale, in cui l'obiettivo era quello di creare anche qui delle variazioni cromatiche importanti, dall'argento della vestringia al rosso dell'alternantera o del loro petalum, un verde acceso e disordinato dell'omoloclavium, il rosmarino, l'asparagus stesso. E sono state formulate 2 diverse proposte alla committenza. Questa era quella con delle macchie, con delle forme rigide, geometriche, ben nette, ben evidenti. La seconda invece è molto simile, ma con delle macchie un po' più ondulatorie, un po' più disordinate. Ed è stata questa l'opzione che il cliente ha scelto. Vediamo appunto qui le 2 macchie
di rosso sono rappresentate dal Termantera e dal loro Petalum. L'unica differenza che poi vi è stata in fase di realizzazione rispetto al progetto è stato quello che la committenza ha preferito creare due macchie di omolocladium rispetto al nastrino verde. E questa è un'immagine della realizzazione che è avvenuta da poche ore. Quindi vediamo anche come una realizzazione di tale tipo sia di pronto effetto. È chiaro, si vede ancora un po' il tessuto, ma parliamo di veramente poche ore dalla realizzazione. Qui invece l'illuminazione è stata pensata dall'alto verso il basso, proprio perché vi era un elemento, quindi il tetto, che ci permetteva di riuscire a illuminare tutta la parete dall'alto verso il basso. Perfetto. E questo era il giardino al lavoro concluso. Vediamo appunto queste macchie ondulatorie che si ripresentano così come nel progetto. E per ritornare quindi alla descrizione delle specie vegetali, vediamo che questa è l'asparagus, questa è l'alternantera, il loro petalum in alto a sinistra con il rosmarino, e queste due macchie di omolocladium di cui la committenza si era innamorata, e la vestingia, quindi per creare questa variazione cromatica importante, questa macchia argentata al centro che conferiva ulteriormente questa variazione cromatica. E questo invece era come si presentava il giardino a 6 mesi della realizzazione. Questa è una foto scattata 15 giorni fa. Quindi vediamo come a distanza di 6 mesi dalla realizzazione, come diceva benissimo lei, ci sono molte piante che entrano in competizione, ma al tempo stesso creano volume, creano differenze di forme e dimensioni. Vediamo come l'omolocladium si è cresciuto molto più rispetto a un rosmarino, a un loro petalum, ma è anche il bello del giardino verticale che sia quanto più naturale possibile. Certo. C'è una domanda, e credo che sia un po' una domanda che attraversa tutti. Questo, secondo lei, insomma, dall'esperienza che avete fatto, possiamo dire che è un giardino che ha una sua durata, o questo ciclo di ricambio, diciamo, delle piante, quelle che magari man mano vengono meno, hanno delle problematiche, in realtà lo caratterizza in una forma di lunghissima durata? Noi presupponiamo che la realizzazione, il mantenimento di un giardino verticale sia addirittura cinquantennale, nel senso che i pannelli comunque sono garantiti per almeno 20 anni. Per di più, molte piante resistono nel tempo e hanno durata, non dico eterna, ma quasi. Però a prescindere, come abbiamo notato nell'atto vandalico che ahimè è stato la scorsa estate, è possibile che alcune non ce la facciano, ma noi presupponiamo che nella durata di circa un anno solo il 5% delle piante vadano sostituite. Immaginiamo, vorrei fare l'esempio di questo giardino, in questo dove sono state messe a dimora invece circa 300 piante, nel giro di un anno sono state cambiate solo 5 piante. Poi è chiaro, dipende anche dalla committenza, nel senso che se alcune piante soffrono magari una stagione in cui c'è stato molto vento o vi sono stati degli eventi particolari, di conseguenza qualcuna in sofferenza, o si attende che le piante possono rivegetare, come abbiamo fatto noi al Tondo Geni la scorsa estate, o se si richiede sempre un pronto effetto, un effetto ornamentale al 100%, allora in quel caso è chiaro che la sostituzione delle piante andrà fatta in maniera più considerevole. Però nel caso specifico, ad esempio, qui il loro petalum era in sofferenza perché
vi era stato una stagione, questo è un giardino realizzato a 50 metri dal mare, quindi ha sofferto molto della salsedine, però ad oggi in piena primavera il loro pedalum si è ripreso tutto, quindi il cliente che ci chiamava per una verifica dello stato vegetativo delle piante, nel momento in cui si vuole avere una presenza scenica di impatto, allora bisogna prevedere una sostituzione controllata delle piante, altrimenti va benissimo certo. Sempre nelle condizioni originarie. Chiaro. Senta, un'ultima domanda che ci fanno: impianto di irrigazione che quindi eroga anche fertilizzante, quindi stiamo parlando di fertirrigazione, questa è una condizione diciamo stabile, non è occasionale? No, è sempre stabile, perché a monte della realizzazione della progettazione del giardino verticale va previsto semplicemente un piccolo locale tecnico di 50 cm cubi, non di più, in cui andare a inserire una centralina e un dosatore di concime che viene collegato a un barilotto da 5 litri, non di più, al massimo 10 nel caso di giardini verticali di grandi estensioni, che poi collegato all'impianto di irrigazione in modo tale da rendere autonomo in tutto e per tutto l'impianto di irrigazione. Certo, e mi chiedono anche la sezione prevede delle tasche che da quello che abbiamo visto non superano 18 centimetri, 18-20, giusto? Queste tasche. E queste radici, diciamo, le radici delle piante riescono, creano dei problemi, a un certo punto la crescita diventa eccessiva e quindi proprio dell'apparato radicale parlo. L'apparato radicale viene comunque mantenuto, nel caso dei pannelli Tutor vi sono delle ulteriori tasche, dei sacchettini, immaginiamo dei fazzoletti di TNT, che evitano appunto il proliferarsi delle radici. Perché si capillarizzano, quindi. Esattamente. Nel caso specifico invece di un giardino fatto in opera, basterebbe semplicemente andare a potare di volta in volta, magari in stagione, ogni ripresa vegetativa, le piante affinché le radici comunque si mantengono stabili e non vadano ad accrescersi più di tanto. Nel caso chiaramente dei pannelli Tutor si ha un mantenimento nel tempo della pianta, in quanto la radice per forza di cosa non può crescere. Nei pannelli invece, nel sistema con il feltro che mantiene le radici, queste si attaccano al feltro stesso, che comunque rimane e permane nel tempo per tanti anni senza deteriorarsi. Certo, perché appunto come dicevamo si capillarizzano e quindi alla fine creano un panetto diciamo molto compatto. E, appunto mi chiedono, in caso di sostituzione si sostituisce tutto il panetto diciamo di radici e il terreno, questo va detto. Sì, la sostituzione è semplicissima, va fatta in pochi secondi, perché sì, assolutamente, ma paradossalmente la sostituzione della pianta è in realtà una manutenzione molto meno costosa rispetto a tante altre manutenzioni, no? Perché sono piante comunque, sono molto numerose, sono piccole quando vengono inserite, mi corregga se sbaglio, e quindi alla fine non è la sostituzione che incide. In termini di costo parliamo di fornitura di piante che vanno dai 3 ai 7 euro, quindi il costo è veramente ridotto ai minimi termini quando si parla di manutenzione. Più chiaramente il costo della manodopera per effettuare la lavoro, ma anche lì, come dicevo poc'anzi, ci vuole veramente qualche minuto per effettuare una sostituzione di qualche pianta. Assolutamente. Lei ha altri casi? No, avrei voluto mostrarvi invece a conclusione della presentazione un video spot di quella che è tutta l'attività aziendale. Che possiamo mostrare. Sì.
Allora, io la lascerei esatto andare il video e poi in conclusione magari se c'è qualche altra domanda. Va bene. Grazie. Angoli di verde in grado di emozionare e stupire. Giardini verticali per qualsiasi tipo di abitazione o struttura pubblica o privata. Richiedi un sopralluogo gratuito per trasformare il tuo giardino nella tua oasi di relax. Green Tech, esclusivamente per tutti. Eccoci, il video è terminato, quindi possiamo, come dire, riprenderci. Volevo farle una domanda che mi è arrivata, in cui ci chiedono se è possibile prevedere un riciclo dell'acqua. È difficile, nel senso vi sono diverse tecnologie, diverse tecniche innovative che tendono a iniziare a studiare un ricircolo dell'acqua. Ad oggi è ancora in fase di sperimentazione, nel senso che ci sono ormai diverse aziende e diversi brevetti anche legati al ricircolo delle acque irrigue. Noi ad oggi vogliamo dare un prodotto che siamo sicuri funzioni al 100%, quindi prima di dare certezza che il sistema di ricircolo funzioni, vogliamo esserne certi. Però vi sono già delle tecnologie in tal senso, appunto per avere un risparmio idrico importante. Certo, senta, e poi la domanda di rito, questa non può mai mancare, ci dia un'idea di costi al metro quadro? Allora, il costo è molto, molto, molto orientativo, cioè più che orientativo è flessibile in funzione delle superfici che vanno destinate al giardino verticale, perché più è piccola il giardino verticale da andare a realizzare, più costa a metro quadro, perché vi sono dei costi fissi che ahimè non possono essere ammortizzati. Faccio l'esempio del dosatore di concime e della manodopera stessa. Quindi questi sono dei costi fissi che vanno ad alzare di parecchio il costo per un giardino verticale di piccole dimensioni. Orientativamente siamo intorno a un minimo di 200 euro a metro quadro per pareti di grande estensione, fino ad arrivare a un massimo di 700 euro a metro quadro per piccolissime pareti di, per fare degli esempi, un 2x2, un 2x3. Mentre più vengono aumentate le superfici, man mano andiamo a ridurre il costo. Il costo per via dei costi fissi dell'impiantistica, ovviamente. Benissimo, allora siamo perfettamente oggi, direi, in orario, abbiamo sforato di veramente poco. Allora, le chiedo, ecco, proprio ora è arrivata un'altra domanda, quindi prima di lasciarla gliela sottopongo. Incide molto, ma questo credo che è un po' una risposta, dipende dalla scelta delle piante, l'irraggiamento solare e quindi anche la corretta esposizione, insomma. In termini di costi? No, nel senso che lì appunto, come diceva lei, dottoressa, dipende semplicemente dalla scelta delle piante da andare a mettere a dimora. È chiaro che se siamo in una parete che è esposta sempre al nord, di conseguenza l'irraggiamento solare ridotto ai minimi termini, è suggerito l'utilizzo di piante che esistono bene in questa condizione. Faccio l'esempio delle grabasket o l'omolocladium, il nastrino, delle piante che resistono molto bene in condizioni di ombra. Altrimenti il sole... Vale la stessa regola per il sole, cioè bisogna scegliere come sempre le piante giuste per il luogo giusto. Un'ultima domanda che riguarda l'irrigazione. Voi avete un parametro di litri metro quadro? Litri metro quadro, ahimè, devo verificare, perché abbiamo noi dei tecnici specializzati in azienda che studiano il controllo dell'irrigazione in termini proprio di consumi idrici. Quindi queste risposte potrei darle serenamente se vengono inviate tramite email. Sì. Allora, se vuole dare il suo indirizzo mail, così tutte le richieste possono essere facilmente inviate, giusto? Sì.
Sì, progettazione@greentechsrl.it. Benissimo, allora io la ringrazio molto, è stato davvero molto interessante, come sempre per qualsiasi informazione, ripetiamo, potete rivolgervi direttamente a progettazione@greentechsrl.it oppure scriverci a comunicazione@paesage. Vi ringrazio moltissimo, vi do appuntamento a domani. Buonasera.